Questa è Terrasella, oggi è una strada quasi esclusivamente turistica, anche se credo che pochissimi dei turisti che vengono qui ad abitare sappiano cosa è successo nel marzo del 44 qui. Io sono in cima alla strada, dalla parte di Quattro Fontane, assumendo il punto di vista di due dei membri del gruppo Azione Patriottico, i GAP, che eseguì l'azione, Carla Capponi e Rosario Bentivegna. Carla Capponi dette da qua il segnale a Rosario Bentivegna, travestito da spazzino, di accendere la miccia che avrebbe fatto esplodere un carretto della spazzatura davanti a Palazzo Tittoni, poco oltre la metà della strada, uccidendo 33 componenti di una compagnia del battaglione Bozen, quasi tutti altatesini, che passava regolarmente da qua, anche se non a quell'ora, e questo creava anche qualche problema. Era un corpo di polizia delle SS. Su Via Rasella sono state scritte decine di migliaia di pagine, molte delle quali sentenze, e tra queste molte hanno ribadito definitivamente che si trattò di un atto di guerra legittimo, in guerra, da parte di un gruppo militare affiliato al Partito Comunista Italiano, al quale seguì poi con il noto una rappresaglia di 10-1, che fu anche una mediazione rispetto all'iniziale numero di 50 che venne direttamente da Adolf Hitler. Parlare di Via Rasella è complicato perché è un evento del quale si è parlato per decenni e si parlerà. Via Rasella non può far parte della memoria condivisa. Impossibile. Qui siamo nel punto dove è scoppiato il carretto. Subito dopo ci fu un parapiglia enorme. Alcuni dei sopravvissuti della compagnia cominciò a sparare all'impazzata, anche in alto, uccidendo 4 persone. E qui, se ci avviciniamo all'incrocio con Via del Boccaccio, dove c'erano altri membri del gruppo d'azione patriottica, che furono 17 in tutto, che organizzarono l'azione, ecco qui noi vediamo l'unico palazzo della zona non restaurato. Non so se c'è qualche indicazione per non farlo, perché è l'unico palazzo sul quale si possono vedere ancora i segni dei colpi di mitraglia delle SS, sono quelle sole, sul palazzo. L'esplosione del carretto col tritolo uccise anche due italiani, due civili, tra cui un ragazzo di 13 anni, Piero Zuccheretti, che faceva il garzone in una bottega qua nei pressi, e la cui memoria è stata troppo a lungo disconosciuta. Anche in ragione di questa polemica eterna su Via Rasella, che è originata da una fake news, diremo oggi, primigenia, cioè quella che se i responsabili si fossero consegnati non ci sarebbe stato l'eccidio delle Ardeatine, non ci sarebbe stata rappresaglia. È una pura menzogna. Roma seppe dell'eccidio il 25 mattina dai manifesti affissi sui muri dal comando tedesco e da un articolo del Messaggero in cui si diceva che l'ordine di rappresaglia era stato già eseguito e che i 335 uccisi erano comunisti badogliani. Questa era la formula che fu usata, anche se quasi nessuno, pochissimi, potevano definirsi badogliani, e certo la maggioranza non erano comunisti. Quasi un quarto degli uccisi delle fosse ardeatine apparteneva alla comunità ebraica romana, gli altri erano per oltre metà a disposizione del comando tedesco, alcuni condannati già a pene lievi, una cinquantina trattenuti dalla questura fascista repubblichina per motivi politici o di pubblica sicurezza, e furono consegnati con una lista dei 50 nominativi per ordine del ministro dell'interno repubblichino Buffarini Guidi. E questa è la realtà di Via Rasella. Subito dopo l'attentato, verso le 4 del pomeriggio, un gran numero di persone che passavano da qui, quelle di Via Rasella a destra, furono messe al muro di Palazzo Barberini, questo muro. Molti arrestati, e fra di loro 10 poi finirono alle fosse ardeatine. Fino al 2010 qui in zona non c'era nessuna targa che ricordasse ciò che è avvenuto in 44 qui, e il comune poi
ha messo questa lapide che ora è un memento.